abbandonato. Ed eccoci qui in questo post partita della gara 4 di playoff. Vittoria ancora dopo un tempo supplementare, stavolta dell'Agribertocchi Ordinuovi, 71-73. Abbiamo con noi coach Calvani. Coach, complimenti la scorsa volta, ancora più giustificati oggi che siete riusciti a strapparla. Però parto da una considerazione, che è davvero un peccato che una delle due debba uscire. Assolutamente d'accordo, è quello che avrei detto. Avrebbe meritato Mestre, meritavamo noi. Ovviamente sono contento per noi che andiamo in finale. Devo fare i complimenti a Cece per la stima che ho nei suoi confronti, ho l'ottimo allenatore che è, per come la squadra la mette in campo. Ormai ci conosciamo, penso, forse da 3 lustri, forse anche 20 anni, non mi ricordo, e veramente è sempre estremamente difficile e complesso giocare contro di lui, perché è un allenatore che prepara le squadre, che le allena e si vede sul campo. Nel complesso direi che è stata una bella serie, giocata a viso aperto, dove ci sono stati ogni partita dei rovesciamenti di fronte, è stata anche una bella partita a scacchi, e quindi direi che c'è ancora più soddisfazione, perché veramente la contendente era di altissimo valore. Quindi complimenti a Mestre, li avevo già fatti la volta scorsa, e ai ragazzi e a Cece in particolar modo. Ecco coach, forse una delle svolte della partita è stata a fine primo quarto, dove mi pare 23-16, un attimo di calo di Mestre, siete riusciti subito a riaggrapparvi alla partita e a rimettervela, diciamo, alla vostra portata. Poi oggi c'è l'impressione che eravate sempre avanti voi e Mestre riusciva sempre a rimanere aggrappata. Poi il dio del basket stavolta ha detto ferro 3 volte sul tiro decisivo, però insomma la stanchezza e tante cose che sono anche inspiegabili hanno fatto vincere ordini di 2 punti. Insomma, c'è anche poco forse da dire dall'aspetto tecnico, perché è stata veramente una battaglia secondo per secondo. No, sono d'accordo con lei sui rovesciamenti di fronte, come è stata per l'altra partita, no? Dove lei si ricorderà che mi disse 11 avanti a 5 minuti alla fine, vi siete un po' rilassati, pensavate di averla fatta. Io le ho risposto che 11 avanti a 1 minuto alla fine rischi di perdere la partita. Quindi su questo concordo con lei. Dal punto di vista tecnico direi che ci sono state delle belle cose. Nella gara precedente sicuramente c'è stata una preponderanza di Mestre, che ha giocato veramente una bella pallacanestro, e noi siamo stati, come le dicevo la volta scorsa, molto a isolarci, auto-isolarci nel cercare di risolvere la partita a livello individuale. Questa sera direi che la partita è stata sicuramente migliore. Mestre gioca sempre bene, noi abbiamo giocato un po' meglio. Poi non so quello a cui lei si riferisce quando dice altre cose che possono esserci state all'interno della partita. No, dico la casualità degli eventi, perché magari Bortolin trova il tiro e vince Mestre, intendevo questo. No, certe volte quando sono partite così tirate, punto a punto, non ho niente, non sto facendo nessuna allusione. Parlavamo l'altra volta alla fine della partita, come io la prima cosa che le ho detto è: potevamo vincere di 1, abbiamo perso di 2, sono stati degli episodi, ma Mestre ha giocato bene, ha meritato di vincere assolutamente. Io credo che stasera tutte e due meritavamo di andare in finale, ma credo che stasera abbiamo meritato noi di vincere la partita. C'è quasi dell'incredibile, perché sia oggi sia 2 giorni fa i 4 quarti sono venuti 66 pari, che credo sia un'eccezione assoluta del basket. Sì, credo che questo certifichi ancora di più la bontà della serie e la difficoltà che le due squadre hanno trovato nel fronteggiarsi, proprio perché c'è una grande qualità, dove è andata bene per noi, perché siamo riusciti in quest'ultima tornata a spuntarla per 2 punti. Però ripeto, credo che con molta franchezza credo che ce lo siamo meritato. Bene, allora grazie e complimenti a coach Calvani, buon rientro e buone finali a questo punto. Grazie.